Andiamo a scoprire una delle 100 meraviglie d'Italia, così è stata premiata, è stata definita. Sono in compagnia del signor Pino Pollina e sono all'esterno di una caratteristica particolare di Roccapalumba. Questo è il mulino Fiaccate, è un mulino idraulico, è l'unico forse rimasto nella Sicilia occidentale a funzionare. È stato realizzato nel 1882 dietro un progetto fatto dall'architetto Indovina di Termini Imerese, e a lavorargli sono state Scalpelline e Emanuele Lanza Fiorentina. Il mulino iniziò a lavorare nel 1882 e non si è fermato fino al 1946. Si immaginava notte e giorno, c'erano 4 mugnai che si davano il cambio e dava da mangiare a circa 25.000 persone. Era l'unico mulino sul fiume Torto. Purtroppo nel 1946 si è fermato ed è finito come ricovero di animale. Nel 1993 l'ho acquistato io e il mio collega Guglielmo Rosa per recuperarlo. Signor Pino, se lei mi accompagna andiamo a scoprire il mulino. Con piacere. Cioè, qua è il vero mulino a pietra. Mule venivano dalla Francia, dalle Marne, pesa circa 2000 kg. E si consumavano, 10 anni durava la lavorazione, che potevano macerare il grano e si dovevano sostituire. Direi di andare a vedere la ruota, che è poi il motore del mulino. Ok. Ed entriamo nelle viscere di questa roccia, siamo in questa galleria. Ed eccoci nelle viscere di questa roccia, siamo sul camminamento che fa l'acqua in esubero, no? Giusto, signor Pino? Dopo aver impresso il movimento alla turbina, l'acqua fuoriesce da qua, in questo tunnel. Accomodiamoci, siamo proprio sottoterra, siamo in una... Eccola qua. Qua è il motore del mulino vero e proprio, questa qua è la turbina, un ferro, queste qua sono le pale. Da quel tubo di là fuoriescono 80 litri d'acqua al secondo, che imprimono il motore rotatorio alla turbina e sviluppa circa un 15 cavalli di potenza, 80 litri d'acqua al secondo, e tramite questa sede qua va a girare la mola superiore. Questa sede qua è una trave, funziona da leva romana, serve per alzare o abbassare la mola superiore di decimi di millimetro per avere un macinato più fino o più grosso. Dopodiché l'acqua fuoriesce da qua e se ne ritorna al fiume. Ed eccoci arrivati di nuovo all'interno di questa struttura che ricordiamo è aperta per i turisti, è stata creata per i turisti, e ricordiamo ancora che fa parte di una delle 100 meraviglie d'Italia, giusto? Sì, sì. Fino al dopoguerra era adoperato, specialmente in Sicilia, e ancora si adopera in Africa. È semplicissimo, c'è una pietra rotonda qui sotto, al centro c'è conficcato un violino, una piccola sbarra di ferro, e state qua, è agganciata qui sopra. Mettevo un pugno di frumento qua. Ed è qua esce immaginato. Spettacolare, assolutamente spettacolare. E qua ci sono gli attrezzi che servivano per misurare la farina, no? Sì, i grani e farina. Questi attrezzi? Niente, questi qua sono i tumuli che corrispondono a circa 14 kg di grano. Quello più alto? Questo più alto è il doppio decaletro, 20 litri, scavato in un tronco d'albero, tutto intero. E allora si faceva, partendo dalla farina si setacciava, la farina si toglieva la crucca, si impastava, poi si portava in questo aggeggio di qua, serviva per amalgamare meglio la farina per fare la pasta. Si pressava qui sotto e poi si passava nell'arbitrio, nel torchio, e di sotto poi si tagliava. Veniva qua, si doveva fare ogni sera questo lavoro.